Are you ready, Boots? Start walking. Finalmente Super Giù è arrivato a Madrid. Vi faremo fare un bel giretto. Seguiteci. Più antico di Madrid per quanto riguarda i ventagli, perché loro li fabbricano e li riparano anche gli ombrelli e i bastoni. Questo è un negozio storico che effettivamente adesso potete vedere le vetrine, che ci sono dei ventagli favolosi. Una piazza famosa è Plaza Puerto del Sol. Eccoci davanti al Palazzo Reale di Madrid. All'interno del Palazzo Reale e in questo momento ci troviamo esattamente nella Piazza d'Armi. Dopo tanto camminare, un po' i piedini mi fanno male. Ho fatto anche rima, ma l'ho fatto inaspettatamente. Comunque, bando alle ciance, siamo qui in questa bellissima piazza, finalmente lo posso dire. È un trionfo di gente, di bar, di tapas, di mangiare, di turisti. Questa è Plaza Mayor.
Eccoci finalmente ad uno dei musei più importanti di Madrid e anche importanti nel mondo, direi, il Museo del Prado. Siamo davanti alla chiesa di San Jerónimo e Real. Siamo venuti qua per vedere la chiesa dentro, bellissima, ma ci siamo accorti che c'è uno sposo che sta aspettando la sua futura sposa. E anche noi aspettiamo, perché non ci possiamo perdere questo evento bellissimo, anche perché devo dire che gli ospiti non sono male, sono molto per bene, vestiti molto bene, con dei cappellini, devo dire anche molto inglesi. Ho scoperto che in Spagna c'è questa moda come in Inghilterra. A voi la sposa! Ed eccoci al Museo Reina Sofia a Madrid. Adesso ci troviamo alla stazione di Atocha, la famosa stazione. Magari un attentato vi ricorda qualcosa. E hai scritto tutto? Ok. Guardare, girare, ma camminare, pazzesco, si può dire, come si dice, non so, ho i piedi tanti, c'è pure caldo.
every second is a lifetime, and every minute more brings you closer to God, and you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before, and it feels better than love. I see the lights in the window tonight, nothing ever changes. So what is love? Siamo giunti quasi alla fine del nostro viaggio qui a Madrid, concludiamo con il mercato delle pulci, credo il più famoso in Europa, e qui siamo infatti al Rastro. Seguiteci, vi faremo vedere tante cose carine e speriamo che possa fare qualche acquisto. Ah, dimentichiamo una cosa, sicuramente questo mercato piacerebbe tanto al mio amico astrologo Marco Amato. Marco, seguimi.